film, per essere un bel film e rimanere nella mente di tutti, deve contenere, deve avere dentro una storia d'amore. Deve avere anche una cosa che diceva lei prima. L'antagonismo. Ci deve essere antagonismo. Che cos'è l'antagonismo? La persona cattiva, la persona che è ostacolo. La persona che è ostacolo. Praticamente questo film deve avere un problema, ci deve essere un problema. Un problema, solo non ha significato, diciamo. E dobbiamo, il protagonista deve saltare questo problema, lo deve risolvere. In qualche maniera, ok? Drammaticità. Ok, deve succedere qualcosa di drammatico. Una situazione drammatica. Cioè qualcuno che muore, qualcuno che si stupia, qualcuno che non riesce a fare qualcosa. Ecco, ci vuole drammaticità. La gente ha bisogno di piangere, di commuoversi, di fare entrare quel personaggio dentro. Ora, con queste cose che drammaticità abbiamo detto giusto? Quindi antagonismo e drammaticità. Ok? C'è un altro film. C'è drammaticità, c'è la storia d'amore, c'è l'antagonismo. Sì. Titanic. Beh, sì. Anche su New Moon è tipo la... Ecco, New Moon, Two Light, c'è una storia d'amore? Sì. C'è antagonismo? Sì. C'è drammaticità? Sì. Ecco, vedete che sono gli ingredienti di un buon film? Cioè, tutti i film che voi avete in testa, tutti quelli che vi ricordate in maniera particolare, tutti quelli che hanno scaturito in voi un'emozione particolare, hanno questi tre ingredienti. Quindi se vogliamo fare un film, un cortometraggio che possa convincere le persone, deve avere questi ingredienti. Okay? Noi dobbiamo essere bravi a mettere questi ingredienti dentro, anche se parliamo dello statuto siciliano. Noi dobbiamo essere bravi a parlare dello statuto siciliano mettendo questi ingredienti. Dobbiamo creare una storia che possa avere questo dentro. Chiaro, ragazzi? Quindi, poi con il professore comincerete a studiare anche lo statuto bene, vedete le leggi, le cose, e lì dobbiamo cominciare a fare funzionare la nostra fantasia. Là dobbiamo fare il nostro film, si può venire da un libro che abbiamo letto, da qualche scena, la possiamo tirare fuori da qualcosa che abbiamo letto, da qualcosa che abbiamo studiato, da un compagno che abbiamo conosciuto, un compagno particolare che abbiamo conosciuto nella nostra vita a scuola. Può diventare un personaggio del nostro film. È chiaro? Ecco, queste cose sono gli ingredienti, queste tre cose, ragazzi, sono gli ingredienti perfetti per cucinare un film. Possiamo dire così? Sapete, io vengo, ho fatto anche scuola alberghiera, ho fatto il cuoco, quindi per me cucinare fa parte del gioco. Ok? Quindi, cosa deve contenere un film per essere importante? Antagonismo. Antagonismo, quindi storia d'amore, antagonismo e drammaticità. Queste sono tre cose che sono fondamentali. Se in un film manca questo, ragazzi, manca uno di queste cose, è un film che non resterà nella storia. Un film che non piacerà a nessuno. E magari la gente non capirà perché non gli piace. Non lo capisce. Questo film non mi disse niente. Visto? Cioè, magari tu prima che dicevamo queste cose non sapevi perché non ti era piaciuto, vero? Sì. Ora lo sai.